Informare, educare e sensibilizzare circa la diffusione della cultura del mangiar sano attraverso la promozione di stili di vita salutari. L'azienda ospedaliera dei Colli, nella sala biblioteca del Monaldi, ha presentato un piatto di salute, il progetto teso a far comprendere l'importanza degli approcci integrati alla salute tra clinica, prevenzione ed educazione alimentare. Nel corso della giornata, quattro compagini di studenti di vari istituti alberghieri si sono sfidati in un cooking show basato sulla produzione di pietanze sane e salutari. Ascoltiamo il direttore generale Antonio Giordano e il presidente del collegio sindacale Bruno Miele. Creare una sorta di competizione positiva fra i vari istituti alberghieri affinché non si sentano isolati nella loro formazione culturale, ma capiscono anche i ragazzi che lavorano lì della portata che hanno i loro studi, cioè del fatto che i loro studi un domani potranno concretizzarsi nel lavoro, ma anche in un lavoro socialmente utile, anche nel diventare dietisti di strutture ospedaliere, anche nell'aiutare i cittadini a crescere meglio. Si dà l'indicazione di quello che è l'alimentazione intesa come scienza di cultura e non come scienza solo del mangiare, perché il mangiare praticamente non porta da nessuna parte, ma la scienza gastronomica, la scienza dell'alimentazione sicuramente favorisce determinati comportamenti e favorisce l'insorgere o non insorgere di determinate malattie, per cui iniziative di questo genere, veramente il plauso a chi le organizza e il plauso alla struttura, il plauso al suo direttore.